Rosario non sono facili da vincere. Però pugno mi va bene. Puoi farci Oggia, puoi farci E. Doppio pugno, se male ti va. Su Aatrox, tra l'altro, che è uno degli più forti early, secondo me. Ok, può essere oggi E. O doppio pugno. Oggi questo S anche, ovviamente. Coppia di Aatrox si prende, Tam si prende. Double jet tiltato che non si regola dell'hack, mi sa. Meglio per noi. Mirage, signore della guerra. Warlord. Ok, Oj, sicuro. Nidalee non ci vado con sto stato di item. Oj, Oj sicuramente sarà Oj. Mi tilta che se tu trasci la unit la compri, quello mi tilta perché a volte non la vorrei fare, però vabbè, non cambia nulla in realtà. Non è che mi tilta in realtà, è un meme. Dracomante. E mi Aatrox 2. Urf Assassin Sifan è forte, però secondo me Second Wind è sempre meglio. Buonissimo Aatrox 2. OGE, OGSS, va bene. Star decente, due pezzi al 2, Second Wind che è comunque un ottimo augment. Vediamo un po'. Cybernetic, decent, lui ha preso la spatola. Cybernetic con un'ottima star di unit. Build different. PT con Trill of the Hunt, lui andrà Xayah. Ok. Lui è weak, dovremmo batterlo, easy. Servirebbe Warrior, un bello Shen sarebbe perfetto. Qiyana si potrebbe prendere overset. Pure Thresh ci stava, Nami è Mage, magari tanto sarà si poteva giocare Mage, però no, sti cazzi. Meglio Qiyana, penso. Anche come unit random è probabilmente più forte di Tam, ma non lo volevo vendere Tam perché vorrei giocare Bruiser. Se li trovo ovviamente Shen, lo metto instant. Dammi Shen. Ho mandato Ione che va bene uguale. Mamma mia che tilt. Ok, allora Cavalier va bene, è la mia frontline. Meglio che Bruiser all'1. Coppia di Lille si può anche prendere. Ovviamente vendendo anche Qiyana, sti cazzi. Ok, decent start. C'è gente forse più forte di noi. Mogul e l'item Shimmersk, lo che è buono sapersi. Non giocheremo Shimmersk. A prescindere non penso che giocherai mai Nidus, a meno che ci saranno Dragon Alliance e Dragon World. Il è unit decente comunque dopo i buff, quindi anche se la facciamo a lui non ci dispiace. Un bel Olaf non sarebbe male, diciamo. Teniamo Qiyana o Braum. Forse Braum. Poi si può considerare livellare per Braum, ma vediamo. Ma potremmo vendere roba per livellare, dobbiamo vendere i Bruiser. Nah,
Penso che tra l'altro vinciamo da tutti se non livellano. Potrebbe livellare Cilio. Non ha neanche lui niente da mettere, quindi credo che non livelleremo. Non livelleremo. Vendiamo Brame e un Bruiser se vinciamo, sperando di vincere. Contro di lui è il più forte dopo Cilio, penso. O è pure più forte di Cilio in realtà. Si può comunque battere probabilmente. Second Wind Diff. Lui non ha un Agwen praticamente su bordo, quindi. Cioè senza praticamente non ce l'ha. Quindi si vince, ottimo. Ichi Gold va bene, full win streak per ora. Uno Shen sarebbe figo. Qua cosa vogliamo? QSS, Oye, top. Lilia 2 non la schifiamo con una potenziale Titan. Armor non la schifiamo. Prendiamo goccia da 3. È una merda, ma è meglio di AP. Per fare damage, bro. Anivia la possiamo tenere se dobbiamo drago di giare. Però vado così. Allora. Si livella. Meglio così, credo, no? Possiamo anche tenere la Anivia in realtà. Credo sia meglio così. Ovviamente con Shen levavamo loro due e giocavamo a Lilia. Ci stava a perdere i fight con sta board. Da double no, perché è al 4. Ha una cape, ma non credo bassi. Spero. Ulti wifi di Aatrox. Second wind che procca ora. Pulito. Gucci. Dammi Shiryu e ci teniamo questa bella Anivia con la goccia. Dammi Shiryu lì! Lì! No. Però Shen. Vabbè, non è così grossa, eh. Cioè, per ora penso che la chippiamo la streak questa roba. Secondo me è davvero ottimo come augment. Nonostante il nerf ancora top. Tier. Va bene, full win streak. Coppia di Sylas, coppia di Lilia. Item decenti, due pezzi al Dwirly, un ottimo augment. Direzioni, le solite. Draghi. Sifen, Shiryu. Top direction. Spero che possiamo andare Xai, però penso il 99% andremo del drago, che ora lo troviamo. Ci ho provato, ragazzi. Abbiamo Shimmer Scale. Shimmer Scale è Mogul, abbiamo detto. Ci sta, giocarlo a level up. Ci può stare invece di Lilia. Comunque la frontline ce l'abbiamo. È un po' greedy, però secondo me ci sta davvero. Questo è pessimo. Potrebbe essere però un Archangel Anivia. Ma porca troia. Beh, giocarlo si gioca, no? Non vende roba qua. Giocarlo si gioca, credo, no?
anche lui ce l'ha. Ci farmiamo gol comunque, quindi ottimo. Non capisco perché non sta prendendo danno sta cosa. Pareggiamo. O perdiamo. Perdiamo. Pensa a te. Vabbè, non devo vendere Tam. Ho pareggiato. Electrocharge ci sta, secondo me. Ho perso la streak, però it's fine. Frozen are chosen, holy fucking shit. La worship in the dark. Molto meglio andare Bruiser. 3 secondi in Electro Charge. Si fan è l'opzione migliore, senza dubbio. In other words, nessuno ha i draghi a parte due Idas, tra cui io, quindi non male. Peccato perché poteva essere Sifeno Shiyu ed era 100x, però comunque non lo schifiamo, cioè comunque ci dà almeno due gold round, qua ci sono andati 3 o 4. Electrocharge è buono e è molto meglio giocare i Bruiser con Electrocharge secondo me. C'è tanta gente con lì e tra l'altro, quindi Electrocharge, cioè, no, in realtà solo lui forse, boh, comunque tanta gente qua di... Peccato che non procca Mogul qua, però. Almeno abbiamo fatto un gol. The different e... Iron Shopping. Sono messo molto bene, ragazzi, sono messo molto bene io. Daija, wrong dragon again. Velafon. Droppate i campi, mi sa. C'è una spatola. Jade. Oh, Sifen non ne vedo troppi. Lui potrebbe andare. Lui potrebbe andare. In realtà sì, potrebbero andare un po' tanti. Vediamo se rollare al set o se farmiamo abbastanza gol per fare l'8-4-2 rollare lì. Peccato aver perso la streak. Quella è brutto. È brutto perché era top tenere la streak ovviamente. 3 gol già farmati sta round. Questo Ken sta facendo un ottimo lavoro, direi. Buonissimo. Farmato 4 gol aggiuntivi sto round, tipo. Allora. QSS e IE sono i top item che vorremmo. Abbiamo più open. Potremmo fare un Morello, perché non abbiamo anti-healing. Il Morello poi potrebbe andare su Ornn o Nico. Penso di pigliare spatto, guarda. Potrei fare spatto assassin sul drago, che va benissimo. In realtà probabilmente la faccio. Maffanculo. Mi dà anche assassin ora. Penso di farla. Di farla, mi gioco alla folle qua. Facciamo assassin Sifeno Shiyu. Oggi assassini mi sembra un'ottima build.
Qua se farmiamo almeno due gol e vinciamo il round, possiamo fare eco. Questo lo vendiamo così vediamo quel touch che su Aatrox. Davvero si è girato là, perché? Non capisco perché si è girato là. Perdo il fight, perché si è girato là invece che andare sul mio drago. Porca troia. Perdo il fight. No, mi sa di no. Per second wind. Mi sa che vinco il fight 100-0. Perché si è girato là e non può morire Aatrox. 40 gol qua sono ottimi. In streak lui ha perso 1000-0. Perfetto. Frozen è buono. Comunque con Assassin lo diamo a Talon, Okiana, quel che l'è. Ok, questo è comunque un bel po' di attack speed. Allora vado sempre all'Hotungen del genere. È vero che si fan me li rubano, però possiamo andare anche a Sassi Yasuo. In realtà non credo proprio di rimanere Shimmer Scale, perché gli item Shimmer non sono molto buoni. Allora Shoyu si fan ce li hanno già. Ma comunque penso che per me sia molto meglio andare all'8. Dai, su all'8 a 4-2 facciamo sto game, abbiamo troppi soldi. Questa Nico potrebbe batterci, onestamente. Drago tank, eh. Però una schiatta. Ci sta a perdere la double. Ha scurato l'anima. Comunque tipo ancora 3-4 gol li abbiamo fatti. Penso che posso tankarmi un round, no? Farmando ancora con Shimmer e poi facciamo il pivot. Si fa in game. Questo qua neanche lo prendo, ovviamente. Ci facciamo un altro round di Shimmer. Locket. Ho già tutta la comp. È greedy, ma c'ho 80 HP, quindi sti cazzi, cioè. Lo che te lo faccio. Questo è un altro Locket probabilmente, tra l'altro. E l'ultimo item poi vediamo se si fan. Chi ossesso gli sarebbe. Perdiamo 1-0. Oddio, gliela schivata. Perdiamo. Se non dodge, perdiamo. Va benissimo. Non è un problema. 1-0 qua, va benissimo. Exile no. Celestial Blessing. Sempre questa la comp, dai. Si fa in 2, quindi 3 si fa in out. 4-5. Ok. Ovviamente dovrei rollare per upgradare la board, però non è che sono super weak ora.
Stuccala. Stuccala. Stuc. Perdo. Dalla tripla ulti di Yasuo. Se mi crittavo che te vincevo. Ha avuto culo sto fight. Continua a rollare. Si Fendo sarà dura da hittare, ma mettiamo il resto. Se mi danno questo posso pivotare. Non credo sia corretto pivotare per me. Servirebbe Ornn 2. Ornn 2 Talon 2, devo mettere questi due upgrade, va bene, anche se non abbiamo Sifan 2. La Bor non è brutta, eh. Però è giusto rollare. È vero che si fa probabilmente non lettiamo perché il campioncino non è total 2. Però era giusto andare all'8 al mio spot, anche perché posso affittare 4 assassin. Quindi è sempre giusto andare all'8. E comunque se facciamo Talon 2, Ornn 2 si è messi molto bene, pure senza Sifan 2. Peccato non aver trovato almeno una coppia, comunque si poteva hittare. Lui c'ha 8 HP, potrebbe uscire. Quindi in realtà ora ci sta anche uno a rollare. Alla fine c'è solo un altro che gioca Sifan oltre a lui. Quindi lui ha 8 HP. Quindi è vero, qua si può anche non rollare qua. Aspettiamo che esce lui e ci dia i Sifan in pool. Che ci ho perso, cazzo. Questo era mezzo chiesa sesto coso. Anche se preferisco io di gran lunga. E aspettiamo che esce lui, raga. Dovrebbe uscire. Cioè si fa in uno una comp brutta. Devo parlare. Comunque dobbiamo aspettare che esce. C'ha 8 HP. O perdo un fight. Da lui perde probabilmente. Frozen Chosen. Cioè fortissimo quella chiana lì. Da lui potrebbe perdere. Cioè la lobby è grossia. Il fatto che hanno hitato Sifan 2 in 2 e che non abbiamo hitato niente all'8, perché per l'8 gold infinite non abbiamo hitato né Talon 2 né Ornn 2, è brutto per noi. Quindi vuol dire che ora si punta alla top 4. Si può fare di più ovviamente se facciamo Sifan 2. Questa doppio GS, però non ha tanto tanta altra roba, però dipende volta si fa un col culo, quindi perdiamo sicuramente. Posso vincere? No. Cilio, ah, è fuori, no? Come fa a non essere fuori? Ah, perché va sorra, che cazzo. Vero un pistolero. Pam pam. Permesso velo tua. È molto unlucky si due fatti. Tutti e tre i fatti in realtà. Molto 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 unlucky. Molto 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 unlucky. Un Ghost di Xedue però. Devo sperare che esca lui. Ho beccato Corki. Non penso che esca da Corki. Noi abbiamo perso perché si fanno trovato le ulti. Cosa che farà anche sta fight. Esatto. Proprio nell'ulti di Bard è andato. Perfetto. Quello che volevo. Ornn però ha fatto una buona ulti. Se non trolli ora. Ok. È un Ghost questo. Quindi ok. Buona win comunque. Cilio. Credo che vince comunque. Dobbiamo rollare comunque. Qua ho aspettato perché magari uscivassi due round qua, eh. Qua devo rollare comunque perché devo hitare Talon e Ornn. BTC Fan Deathblade Spark. Ah, ci può stare. Non ha molti danni sta Sifan qua. Però Deathblade Sifan mi sembra troll. E per fare i Talon posso reforgiare uno di questi. Posso reforgiare a più in realtà.
Ah, si riforgia più qua. Che sto facendo? Ok, Infinity Edge. QSS. QSS, credo. Perché poi mi rimane doppia BT e fa schifo. Quindi QSS. BT e si rolla comunque. Ok, non penso che l'estremo, però comunque verrà. Comunque rollerà ancora. Non male, non male, non male, non male, direi, eh. Assolutamente non male. Assolutamente non male. Assolutamente non male. Questi sono i level up, ma li ritroviamo andando al 9. Ok, allora il punto è che lui è forte perché c'ha questo cazzo di Frozen. Per ora c'ho pure Talon buildato, eh. È una signora build su Talon. Gli Angwen sono ottimi contro AD soprattutto. Abbiamo sculato. Si fa in 2 con 2, si fa in 2 out. Cioè, niente da dire. Siamo in 3 con si fa in 2. Fatto in 2 roll, cioè. Clamoroso. Talon ha trollato, vabbè. Ovviamente ci serve Pyke per cosa. Però vabbè, già l'abbiamo si fa in 2. Sì, level up Soraka, Bard, Yasuo o sei Whisper perché giocheremo Pyke over Kane. Allora, si punta alla top 1 ovviamente sto game. La lobby non è nemmeno così enorme, to be honest. L'unico piccolo problema qua è Ornn 1, però speriamo che lo mettiamo. Ovviamente non li metto a rollare. Io preferisco che si fendi one shot di tutto quel gruppetto lì, che vada sul drago ovviamente. Non credo che di vincere, però. Non si potrò mai battere Dab, devo sperare che perda qualcun altro. Io comunque devo andare al 9. Ornn 2 non è che mi cambia il fight là. Più che altro ha pochissimi danni se si fan, perché non ha lì. Cioè, pochissimi, no. Però quelli era meglio. Questo ha 2 Zephyr. Quello ha 2 Zephyr. Questo si batte e questo probabilmente si batte con build different. Ha doppio build different. Mamma mia. Però 10 HP. Ha fatto Nico 2 ora però. Non lo so se si batte. Ben beccato ora. Doppio Yasuo in campo. Dipende dalla ulta Sifan e Talon. Sifan ha ultato. Era iniziata bene, poi no. Non credo che Talon la shotti. C'è anche arrivato. A lucky fight. Supera lucky fight. La farm di salvi è forte. Abbiamo beccato quando ha fatto Nico 2. Senza Nico 2 avremmo vinto noi. Penso che faremo mai top 1 questo game, però top 2, top 3 si può fare. Spat Bruiser non è male, si può giocare 6 Bruiser al level up. Ornn 2 prendo tutta la vita se mi arriva. Pure con la Bramble la tolgo agli altri. Tutta la vita Ornn 2 con la Bramble. Ottimo. Preferisco così, guarda. Che almeno ci metto anche Kiana e do il Locket a Ornn, che sono stat migliori. A parte che ci metto Shen, sti cazzi di Kiana.
Perché quello con due Zephyr probabilmente mi batte. Cazzo di Pike, merdoso. Devi doggiare. No. Ha avuto molto, 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 molta fortuna con gli ulti di Pike. Spero di fare top 4, raga. Cioè. Spero di fare top 4. Better, faster, stronger. Non battiamo nessuno. Non capisco perché, ma non battiamo nessuno. Cioè, la nostra comp è forte. Però le loro sono più forti. In realtà questa era NG Fight, però due Spat Bruiser, capito? Due Spat Bruiser e Spat Whisper, tipo. Cioè, no, Spat Whisper forse no. Doppio GS Corki. Lato si fan come sempre. Devi andare su Corki, si fan. Niente. Ho trovato tutte le ulti, ragazzi. Se Talon va su Corki e lo shotta, vinco, ma non penso che lo shotti. Infatti. Raga, io non ci posso fare nulla. Cioè, il positioning sono anche buoni. È che letteralmente trolla tutte le ulti. Rischio di far top 5, speriamo di no. Positioning sono, cioè. Non influenti, perciò. Cioè, non ci posso fare nulla senza le ulti così. Perez può essere un level up. Livelliamo ora, credo. 60. Ovviamente, beh, migliori level up. O sei Whisper, se troviamo Pike. O Yasuo, Bard, Soraka. Qua ho la chi fa. Cioè, se, mi sale, se non, non va mai sul carry, si fa, non vinco i fight io. Poi vi ripeto, non ha troppissimi danni. Chiamo quello con due Zephyr, ma. Di nuovo salve. Che ha spostato Xayah. Doppio poison tra cui il poison in mano. No raga, ma io non li posso battere questi, raga, cioè capite? Che becco sempre la gente col poison in mano, cioè. Pure volendo, non ci puoi fare niente. Si fa entrare sempre le ulti. Vai! Oh! Qua abbiamo sculato il fight, eh? Però Electro ce l'ha fatto la differenza. Dai, 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 hanno perso quelli. Soraka ci ha dato un po' di HP, top 2 si può fare. Allora, coppia di Soraka, si tiene, giocheremo Soraka. Pike ovviamente meglio di Diana, Diana fa vomitare. Ok, ok, allora. In realtà non è buono per lui clamparsi, non capisco perché si sia sclampato. Esatto, per questo, però porco di Death Shen ha scuotato l'ulti di Shen. Boh. E comunque è sbagliato clamparsi, infatti perde. 20-0, ottimo. Snoody, probabilmente sarà 1-1 con Snoody. Va benissimo, penso che facciamo minimo top 2 sto game. Questo esce. E che Snoody c'ha sto cazzo di Frozen e doppio Spat Bruiser, quindi enorme, cioè.
È battibile, ma è molto RNG dipendente il fight. Di Shenua, che palle. Il mio Pyke qualcosa ha fatto, però non vinco mai, dai. È che non shottermi si fanno abbastanza danni. E non do già mai sto cazzo di auto, nemmeno si può fare top 3 ancora. Si può ancora fare top 3. Su H2 Zephyr. Sarà caduta. Non ho anti-healing, quindi ci sta pure anti-healing in realtà. Da Snoody can't win, I think. Troppo sei Whisper, sei Bruiser, cioè proprio. Parsley, only thing that's beating. A due cazzo, tre Zephyr c'è questo ragazzi, tre Zephyr. Ok, però ho beccato il Ghost. Positioning un po' sasso con Sifen qua, però era per deggiare lo Zephyr. Devo sperare che lo butti fuori Snoody e faccio top 2. Che la ulti di Soraka 2 è good. Ma in realtà lo posso battere io, Anzi, lo batto. E lui perderà Snoody, perfetto. Quindi 1v1 con Snoody. Non credo di poter vincere perché la mia comp è più forte. Oddio. No, vince Snoody, no? Dipende se rimane 1v1 io. No, vince Snoody, ok. 1v1 con Snoody. Va bene, lui è la mia comp più forte. Però, fight RNG magari, Pyke 2 se schilo scuro. Fatto che devo vincere questo e quello dopo. This is not enough. Posso spostare anche Sifan, my bad. Non lo so perché vado sto positioning, ma a volte Rico funziona, quindi. Cac. Beh. Devo ultare bene, amico mio. Beh. Rico positioning, intanto ti sei preso 650-0. Poi vediamo. Dio bono. Giant Slayers, speriamo di fare Pyke DOS. Ed è Gucci. 650-0 col cazzo di Rico positioning completamente senza senso. Te lo pigli e stai zitto. Serve Pyke 2. Anche perché lo griffiamo pure a lui, no? Ce l'ha l'uno. Sono un idiota. Cazzo, sono un idiota. Beh, posso vendere lui. O lui. Non devo fare Shen 2. Quello sbagliato. Beh, va bene, uguale. Molto meglio ovviamente perché due di Sara 2, tra l'altro che non ci dava neanche 4 Whisper, quindi. Soraka ha ultato, però li abbiamo shottata. Oddio, Shen!
Shen! Basterà? Non lo so. Cazzo di Frozen, guarda rivoltato, cazzarola. Dai, sì. Vamo, caraho! Itas! Forza Italia, coglioni!